correva l'anno 1966, questi anni che corrono non ho mai capito perché, però so che l'anno precedente, che è appunto il 1965, era accaduto qualcosa, diciamo che il fumetto era diventato maggiorenne in Italia, non solo per l'uscita in aprile di questa rivista, il primo numero di Linus, ma anche perché c'era un certo interesse che veniva stava rinascendo intorno al fumetto, almeno in ambito accademico. Non è un caso che figure della letteratura, della cultura generale come Elio Vittorini, che ahimè era verso la fine della sua vita, Oreste Del Buono, Umberto Eco, cominciassero a parlarne in modo piuttosto serio. Il primo numero di Linus inizia con un convegno con queste persone che ho citato e anche Giovanni Gandini, che era il fondatore, che parlavano del fumetto non soltanto dal punto di vista sociologico ma anche artistico, in particolare delle strisce americane e ancora più in particolare dei Peanuts, ma non soltanto. Qualcosa del genere stava in qualche modo serpeggiando per l'Italia e in una città del centro nord, diciamo più nord che centro, che era Bordighera, si teneva un salone dell'umorismo, un festival dell'umorismo, inteso come festival legato alle vignette. Il disegno c'era, ma era una piccola parte del contenuto di questo festival. Accanto alle vignette cominciò a farsi vivo il fumetto, quindi non soltanto, come dire, la vignetta statica, ma la cosiddetta arte sequenziale, quindi delle vignette in sequenza che raccontavano qualcosa, raccontavano delle storie. Nel 1966, per ragioni di tipo politico, anche di interesse culturale, il Salone di Bordighera, che aveva già ospitato autori di fumetti e mostre di fumetti nell'anno precedente, si spostò a Lucca e nacque così il Salone, quello che normalmente viene chiamato il Salone di Lucca o il Salone dei Comics di Lucca. So che per anni la parola comics, abbastanza misteriosa in Italia, perché più vicina alla parola comico o comici, intesi come raccontatori di barzellette o precabarettisti televisivi, era abbinata anche alle immagini disegnate. So che per esempio molte persone di Lucca tutti gli anni, quando questa manifestazione si teneva, dicevano: stanno arrivando di nuovo i comici. E i comici sono quelli che facevano delle cose strane, abbastanza misteriose, dentro dei luoghi elitari, tipo un pallone, un teatro dove entrava pochissima persona, che poi era il Teatro del Giglio. Comunque questo come un gruppo di persone che si muovevano, quasi un carro dei Tespi direi, che da qualche luogo dell'Italia, prevalentemente da Roma, portandosi degli amici dall'estero, grandi autori di fumetti come Lee Falk, Al Capp, David Pascal e tanti altri, improvvisamente si trovava per un certo periodo in questa cittadina toscana, faceva le sue cose e poi spariva fino all'anno successivo, nello stupore più o meno della popolazione che capiva fino a un certo punto, anche perché il tipo di fumetto che veniva presentato era estremamente elitario, era appunto questo, delle riviste, quella appunto della rivista Linus del 65, della rivista Eureka dell'editoriale Corno, che è del 67, e poi di altre, di libri a fumetti che stavano nascendo. Per esempio la collana degli Oscar Mondadori apre nel 1968 ai fumetti con un numero di pubblicazioni e di ristampe spaventoso, 250.000 copie di prima battuta per cose che riguardavano Paperone Paperoni, Charlie Brown, Popeye, insomma autori del fumetto classico. Cosa succedeva a Lucca? Io ho avuto l'avventura, molto piccolo, di essere presente alla prima edizione, a una parte della prima edizione del 1966, vale a dire quella che un normale visitatore poteva vedere, non certo i convegni intellettuali con Romano Calisi, il professor Luigi Colpicelli, Ernesto Guido Laura, Orio Caldiron, Claudio Bertieri, vale a dire quelle le persone che all'epoca si interessavano di fumetto e ne parlavano con le stesse caratteristiche con cui avrebbero potuto parlare di letteratura, di musica, comunque degli altri media. In questa prima edizione che cosa poteva vedere un visitatore che veniva così piovuto così dal cielo? Per esempio si poteva spostare nella zona delle mura di Lucca e dare un'occhiata ai baluardi. Dentro i baluardi delle mura, che sono come per degli androni abbastanza insomma grotteschi da vari punti di vista, poco illuminati, umidi, estremamente umidi verso quel periodo dell'anno, quindi con delle gocce che
oggettivamente cadevano, bagnato per terra, anche se fuori faceva bel tempo, per dire. E dentro questi baluardi si potevano vedere delle mostre, probabilmente per la prima volta con quella quantità in Italia di tavole originali, che era una grossissima novità. Per esempio, nessuno sapeva che i disegnatori di fumetti usavano dei formati estremamente grandi, molto più grandi di quelli che si vedono sulla carta stampata. E in uno di questi baluardi vidi delle cose che già conoscevo, perché le avevo viste pubblicate qua, sul primo numero di Linus, che dell'anno prima, a proposito di Bordighera, e poi si sarebbero riviste anche in altri libri, per esempio questo libro su 13 volte Lucca, scritto da Claudio Bertieri, dove si vedono una serie di immagini disegnate da un grande disegnatore, quello di Alcap, Alfred Kaplan all'anagrafe, autore di una striscia che si chiama Lee Labner, pubblicata da Linus, ma negli anni dell'immediato dopoguerra pubblicato su un giornale italiano stampato a Roma che si chiamava Robinson. I lettori italiani già conoscevano questo personaggio. Ecco, e in questo baluardo delle mura vidi una tavola di Mandrake, che era appunto il mago famoso, da noi chiamato Mandrake. Negli anni 30 addirittura scritto Mandrake col CH, non con il K, di Lee Folk e Phil Davis, Lee Folk l'autore, anche autore di Phantom, vale a dire l'uomo mascherato, che era presente lì a Lucca in questa prima edizione, come era presente l'anno prima al Festival di Bordighera. Questo salone all'epoca si svolgeva lì, poi si svolgeva per i convegni nel Teatro del Giglio. Non c'era questa riscoperta del fumetto, ma ufficialmente non c'era una mostra mercato ancora. Ciò nonostante, si racconta, io non c'ero a quell'epoca, che in certi luoghi, in particolare la hall dell'Hotel Universo, che è proprio in faccia al Teatro del Giglio, arrivavano delle persone con le valigette e dentro c'erano dei tesori, c'erano dei giornalini della loro infanzia oppure delle raccolte che avevano conservato. Uno di questi si chiamava Arduino Brizzi di Arezzo, detto il Tosco Mercante, che in qualche modo nelle cantine, nelle soffitte degli amici aveva fatto incetta di queste cose, di giornali preziosissimi, appunto l'Avventuroso, l'Audace, la Risata e poi gli albi Verbini, gli albi Capriotti, cosa che allora non era molto considerata ma che avrebbe inaugurato il cosiddetto fenomeno della nostalgia del fumetto, nato appunto grazie ai primi saloni, che avrebbe dato origine poi alle ristampe anastatiche che si sarebbero, diciamo, sparse negli anni successivi grazie ad alcuni editori che sono appunto Nerbin Editore, vale a dire Alfonso Picchierri, Rinaldo Traini con la sua casa editrice Comic Art, poi alcuni editori romani, Mondini, alcuni editori fiorentini come Mauro Ricciardelli, oppure in Via della Casa il cosiddetto negozio del Nerbiniano, che faceva anche delle pubblicazioni anastatiche di vecchi albi degli anni 30 altrimenti introvabili e che erano anche quotati a prezzi molto alti. E da questa edizione leggendaria che hanno cominciato a essere fatti anche i prezzari degli albi antichi. E da allora si è definito, poi non sarebbe stato più vero, qual era l'albo più prezioso e più costoso e introvabile, e che era un supplemento di Topolino, il primo Topolino, che si chiamava Topolino contro Wolf, disegnato da Floyd Gottfredson, un albone orizzontale, una specie di lenzuolo particolare, perché aveva con la direzione di Collodi nipote, vale a dire Paolo Lorenzini, nipote appunto di Collodi, l'autore di Pinocchio, e aveva le vignette con Topolino nel West, Topolino che si chiamava Mickey Topolino, Minnie che si chiamava anche Topolina. La cosa strana era che erano delle storie a fumetti, ma sotto avevano anche le didascalie in rima come il Corriere dei Piccoli. Evidentemente, e c'era questa alternanza, se uno leggeva il testo del fumetto aveva un risultato, se leggeva anche quello in rima sotto aveva un altro significato. Queste due cose contrastavano tra loro. Vabbè, così mi fermerei qua. La storia di Lucca Comics continua nel prossimo episodio di Curiosity Comics. Rimani sintonizzato sul canale e attiva la campanella per ricevere gli aggiornamenti.
Alla prossima!